Arriva in Parlamento il decreto emergenza per Genova, che si spera dovrebbe contenere anche gli emendamenti a favore delle regioni terremotate, tra le quali l'Abruzzo. La regione teme però che questo non avvenga e che il cratere abruzzese si trovi di colpo senza più sostegno da parte dello Stato. Ecco perché il vicepresidente Giovanni Lolli ha convocato nella sede della provincia di Teramo un incontro urgente con sindaci e parlamentari per affrontare questa possibile evenienza ferale per il territorio. Il vicepresidente Lolli ha poi insistito sul grave problema della viabilità e sull'insicurezza causata dalle dichiarazioni del ministro Toninelli, che oggi i cittadini vivono ogni qualvolta che attraversano i viadotti dell'A24 e A25. Questa autostrada abbia dei problemi, lo sappiamo da tempo, perché ha subito due terremoti ed è vecchia. Sentire che il ministro dei trasporti, cioè la più alta autorità politica del ramo, ci dica, ha detto addirittura in Parlamento, che qui le norme di sicurezza non sono soddisfacenti, noi che ci viaggiamo tutti i giorni ovviamente siamo molto preoccupati, e la sicurezza è il primo punto, punto, non si discute. Quindi il proprietario dell'autostrada, che è il governo, quello che la gestisce, che è l'autostrada, ci facciano un po' sapere come stanno effettivamente le cose e se c'è un pericolo reale siano conseguenti. L'unica cosa che io dico è che questa è la priorità. Sotto questa priorità c'è un altro problema, che è meno della priorità ma che per noi è importantissimo, che su questa autostrada viaggia un pezzo essenziale dell'economia regionale. Sicuramente l'economia teramana e l'economia dell'Aquilano verso Roma, dove non ci sono possibili spostamenti di merci alternative. Non ci abbiamo la ferrovia e la viabilità ordinaria, insomma, è inutile che ne parliamo. E voi sapete quanto i tempi e la facilità del trasporto valgano oggi per una azienda agricola, industriale, che voglia stare sui mercati. All'invito di Lolli hanno risposto i primi cittadini e la senatrice Stefania Pezzopane. Assenti tutti i parlamentari 5 Stelle, con grande disappunto dei sindaci.